del collega, parlando di ricordi, ci può raccontare di qualche ricordo che ha dell'infanzia che l'ha fatto avvicinare al mondo dell'animazione e poi il passaggio dall'animazione alla regia? Kyoku non sono caro in scritto, Jibun no chiisai, ma kodomo no toki no Kyoku, tokuni Jibun ga animation ni chikazuita ことに関する記憶、それにアニメーションからの監督になる、になることを決めて、それはそれにつながっている記憶がありますか。まあ、きっかけになったと思います。僕はね、アニメスタジオに入るまで、アニメスタジオに入った時には26歳だった。すごく遅いんですよ。日本のアニメスタジオって大体ね、15、16とか、16、17ぐらいから始めた仕事。僕らは異様に遅かったので。で、そのアニメスタジオに入るまで、アニメーションあんまり見たことなかった。Nel mio caso sono stato nell'anime studio, ero già un adulto, avevo 26 anni, mentre in Giappone è un processo che avviene molto prima, generalmente dietro a 15-16 anni. E devo dire che fino a quel momento non avevo visto, non mi interessava l'animazione. E quindi non c'è nessun evento in particolare che mi ha fatto pensare voglio diventare un animatore o lavorare nel campo dell'animazione. È semplicemente successo. E questa cosa del succedere è successo molto spesso nella vita, anche nel caso del matrimonio, diciamo, sono più i casi in cui è successo di quelli in cui ho deciso. Quando me ne sono accorto era così. Era già successo. Ok, quindi vado semplicemente seguendo lo scorrere delle cose. Io ricordo con grande affetto diversi episodi di Urusei Yatsuro, tra quali uno basato su una storia di Agatha Christie, o un altro dove la madre di Ataru alla fine dell'episodio impazzisce. Voglio sapere, lui aveva degli episodi preferiti che ricorda ancora con affetto, da quelli che ha diretto? それやったらのそのエピソードはとても恋しく覚えてますけど、一つはアガタ・クリスティを影響を受けているそういうエピソードがあって、もう一つキアラ・ケンパツィッシュ、ラマダリ・アタルアタルのお母さんが狂ってしまうエピソード、おしりさんが特に恋しく思っているエピソード、うるせえやつらのエピソードありますか。やっぱお母さんいましたね。それは自分でも。あれはやりたくてしょうがなくて、実際にやって、ですごく怒られたから。Anch'io ricordo con molto piacere l'episodio della madre che impazzisce. Lo volevo fare a tutti i costi, ricevetti un sacco di opposizioni. ふざけるなって言われた。今日からプロデューサーの呼び出されて、めちゃくちゃ怒られた。Al produttore dell'epoca si arrabbiò veramente tantissimo. Io te l'ho detto. Non fai altra attività. Arrivò a dire se lo fai un'altra volta sei licenziato. Ma solo io ho avuto un'istituzione, non ho mai scritto tanto. E c'è un'altra cosa. Sono episodi. Avevo perso un'istituzione. Ma grazie a quell'episodio, basandomi su quell'episodio, poi ci ho costruito sopra altri due film. Ne parla con la carta, non ti interrompo. ああいう話が好きなんですね。大体だから、どの監督もそうなんだけど、好きなことを好きに作ると大体ね、評判が良くない。怒らない。でもあれは覚えてる人がやっぱ結構多くて、多分やっぱ面白かったんじゃないけど、でもやったときはふざけるなっていうこと。Una cosa particolare di cui mi sono reso conto è che facendo le cose proprio come le volevo fare io,
ho ottenuto solo rimproveri da parte dei produttori, insomma, chi si occupava della serie, ma mi sono reso conto anche che allo stesso tempo sono delle scene che sono rimaste nella memoria di molti e quindi devono, evidentemente hanno un significato particolare, lasciano qualcosa in particolare. Ma un momento che ricordo in particolare è anche quando l'insegnante Sakura arriva spolettando con il vestito super scollato e c'è tutti gli studenti che la guardano con la bavetta e il sangue dal naso. E anche in quell'occasione fui redarguito tantissimo. E mi fu detto che era una roba sconcia, di basso livello, come si dice? Vabbè. Ma allo stesso tempo ero convinto che ai ragazzi, ai giovani, questo genere di cose piace molto, sono le mamme che non le supportano. E noi che eravamo curati a me, io poi ero curato, io ero curato a me, e la cosa che mi stupì è che non fui redarguito perché era una cosa troppo sexy, ma perché era tipo di basso livello, umorismo sciallo. E quindi ho capito che le mamme, più che le scene erotiche o di violenza, non sopportano quelle grezze. Ma nel mondo dei bambini quella è la base. Un altro episodio che ricordo con affetto è quello dello Yam. Si trovano in una casa tra le montagne di Mendo. E a un certo punto questa radice inizia come blob, diciamo, a comparire dovunque e cerca di aggredirli. C'è questo contrasto tra la natura e l'essere umano, questa lotta. Molto so vedere l'episodio a Yamu, hanno Yamoku, niente, con un ecco ha detto proprio da Minao, voleva uccidere. Sì, sì. Quello sotto l'episodio, una Kashidento, Ringen, no, Kai, Ritsu, Nanka. Thank you.